Allora, do ora la parola al dottor Roberto Natale della Direzione RAI per la sostenibilità. Grazie a tutti e a tutte voi per questo invito. Ringrazio anch'io il presidente Balboni, la senatrice Rauti, l'onorevole Frassinetti. Da loro, ragazzi e ragazze, abbiamo sentito parole importanti e riferimenti a valori fondamentali della nostra convivenza. Ringrazio anch'io ovviamente la presidente Grillo, che ci fa l'onore anche quest'anno di coinvolgerci in questa stupenda iniziativa. Dico anche quest'anno perché saluto il direttore, collega e amico Giovanni Parapini, che è stato fino all'anno scorso direttore di RAI per il sociale. Io ne ho raccolto l'eredità nella direzione che adesso è diventata RAI per la sostenibilità, in senso sociale non meno che ambientale. Da qui la presenza, e Giovanni ha avuto la lungimiranza di capire quale fortissima storia umana ci fosse nella proposta di questo premio. Noi riceviamo tante richieste di supportare premi, ma qui davvero siamo in presenza di un'iniziativa speciale. Per questo siamo oggi qui con orgoglio. E anch'io, come la senatrice Rauti, ho trovato commovente la prefazione della presidente Grillo. Se posso dire, da genitore, sono anche commosso del modo in cui la figlia parla di un padre che ha avuto lei la possibilità di rivedere, ma per poco tempo. Separato dal mondo, scrive la presidente Grillo, non assistito dal diritto, pagò un tributo altissimo con la detenzione nei campi di concentramento e le atroci torture inflitte dai tedeschi, o con Hitler e la neonata Repubblica di Salò di Mussolini, o nei lager. Mio padre e tanti altri scelsero i lager. Una scelta per la patria. Una scelta per la patria, parola nobile e forte, volontaria e consapevole. Una lezione preziosissima ancora oggi. È vero, presidente Grillo, lezione preziosissima ancora oggi, come prezioso è, ma anche su questo la senatrice Rauti ha già detto parole importanti, come hanno fatto anche il presidente Balboni e l'onorevole Frassinetti, il titolo che avete scelto, questo richiamo alla memoria. E allora è su questo soprattutto che, da dirigente del servizio pubblico, da giornalista RAI, voglio concentrare il mio intervento. Oggi qui c'è una buona rappresentanza RAI, dico in senso quantitativo, poi la qualità la giudicherete voi, perché dopo di me parlerà il dottor Giannotti per RAI Storia, e ho scoperto con piacere che è RAI anche Gennaro Cosentino, l'autore, giornalista, collega della redazione RAI della Calabria. Perché sottolineo questo elemento della memoria? Perché noi, voi ragazzi e ragazze, che spero siate, ancorché saltuariamente, in un mondo fatto di mille mezzi di comunicazione, fruitori e fruitrici del servizio pubblico, la RAI è tante cose. La RAI è informazione, la RAI è intrattenimento, come è giusto, sta per arrivare Sanremo, la RAI è musica, la RAI è film, fiction, ma forse la cosa più importante che la RAI è la cura della memoria, la possibilità di tenere viva la memoria. Importante perché serve a farci cittadine e cittadine consapevoli, ma questo le vostre insegnanti, i vostri insegnanti ve lo sanno spiegare ogni giorno meglio di me. Serve anche a tenere vivo il dialogo tra le generazioni, perché dà temi comuni al dialogo tra nipoti e nonni, tra figli e genitori. E allora, fatemi sottolineare, poi nel dettaglio il collega dottor Giannotti dirà meglio delle iniziative di RAI Storia, ma io non ve le leggo tutte, ma fatemi dire con orgoglio da servizio pubblico, sono 13 pagine fitte fitte, sono quello che la RAI sta già facendo in questi giorni, e il culmine sarà il 27 gennaio in occasione del giorno della memoria. È una miriade di iniziative. Dico alle insegnanti e agli insegnanti che vedo presenti che se voleste usare questi materiali per formazione dei ragazzi e delle ragazze potreste starci sopra 3-4 settimane. C'è Primo Levi, solo per fare un nome, le interviste che Primo Levi prima di morire ancora aveva consegnato agli archivi del servizio pubblico. È una delle funzioni fondamentali del servizio pubblico. Vale per il 27 gennaio, giorno della memoria, ma lo stesso farà il 10 febbraio
per la giornata del ricordo dedicata alle vittime delle foibe e poi in tutte le scadenze che hanno un valore per la nostra convivenza civile. È questa una delle funzioni importanti del servizio pubblico, è questo uno degli elementi più caratteristici che lo differenzia in un panorama dell'offerta mediatica che oggi, come tutti sappiamo, il telefonino, ragazzi e ragazze, lo uso anch'io e so quanta roba c'è qui dentro, anche in termini di informazione e comunicazione, ma la quantità di stimoli culturali e civili che può arrivare dal servizio pubblico è una cosa, credetemi, incommensurabile. E non mi riferisco solo alla storia della quale stiamo parlando. Spero che nelle settimane scorse abbiate avuto la possibilità di vedere anche la storia del generale Dalla Chiesa, altro eroe nazionale. Per me, metta l'applauso e la ringrazio, senatrice. Per me, che di anni ne ho quasi 50 più di voi, non avevo bisogno della fiction. Ma per voi è un nome della storia. Sono passati 40 anni e qualche mese da quel sacrificio. È fondamentale che 4 milioni di persone, questo è stato l'ascolto medio, uomini e donne, adulti e spero anche voi ragazzi e ragazze, abbia potuto recuperare così una pagina fondamentale della nostra convivenza. Magari non so se nei libri di testo, di storia, si arriva fino a raccontare i primi anni Ottanta. Temo di no. In ogni caso, la forza emotiva con la quale quella storia è stata riproposta dice a cosa possa servire la comunicazione del servizio pubblico. L'ultima sottolineatura la faccio, visto che voi ragazzi e ragazze suppongo che siate molto molto avvezzi a frequentare le cosiddette piattaforme, fatemi spendere qui ancora da tifoso del servizio pubblico in nome dei valori della convivenza civile una sottolineatura sul valore di RaiPlay. Tra le tante piattaforme ho contato, è l'ultimo dato che vi fornisco, sul giorno della memoria RaiPlay sta mettendo online 130 contributi tra documentari, film, fiction, musica, interviste, servizi giornalistici d'epoca. Questo crediamo sia un modo per contribuire a quei valori dei quali gli illustri relatori che hanno parlato prima di me hanno sottolineato l'importanza. Si fa memoria, si fa convivenza civile anche attraverso il prodotto del servizio pubblico. Grazie a voi per l'attenzione.